Benvenuti, stiamo in un modo che avete imparato come consueto in queste settimane per rivelarvi quali sono i finalisti del premio Lattes Grinzane. Sapete che è organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes, è dedicato a Mario Lattes ed è rivolto a opere di narrativa italiana e internazionale pubblicate in Italia fra gennaio 2019 e gennaio 2020. Ora è stata la giuria tecnica a selezionare i cinque romanzi finalisti. E da questo momento la scelta del libro vincitore è affidata agli studenti delle giurie scolastiche diffuse in tutta Italia. Anzitutto vi ricordiamo i nomi della giuria tecnica: il presidente Gianluigi Beccaria, Walter Boggione, Vittorio Coletti, Giulio Ferroni, colei che vi parla, Loredana Lipperini, Bruno Luverà, Alessandro Mari, Romano Montroni, Laura Pariani, Lara Ricci e Bruno Ventavoli. E questo è il momento di conoscere chi sono i cinque concorrenti al premio di quest'anno. Vi ricordo che sarà il premio Lattes Grinzane, sarà poi ovviamente assegnato il prossimo ottobre. La cinquina è così composta da Prima di noi di Giorgio Fontana, pubblicato da Sellerio, la grande storia di una famiglia del nord Italia, i Sartori fra inizio Novecento e il 2012, e poi Il re, il cuoco e il buffone di Daniel Kehlmann, nella traduzione di Monica Pesetti, pubblicato da Feltrinelli. È ambientato nel XVII secolo, durante la guerra dei Trent'anni. C'è un giullare, ma ci sono tanti personaggi storici: il tema, la politica, il potere, la fame e le guerre. Il terzo, L'ultima intervista di Escol Nevo, traduzione di Raffaella Scardi, l'editore è Neri Pozza. È davvero quello che promette il titolo, un'intervista, un'autointervista dove si parla di letteratura, di amore, di famiglia, di se stessi. Quarto, Almarina di Valeria Parrella, pubblicato da Einaudi, e l'incontro in un carcere minorile a Nisida tra Elisabetta, un'insegnante di matematica cinquantenne e forse disillusa, e Almarina, una ragazza romena di 16 anni. È un incontro che prelude all'amore e agli amori. E infine, I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi di Elif Shafak, traduzione di Daniele Gheburs e Isabella Zani, pubblicato da Rizzoli. È la storia di Leyla Tekila, una donna turca che riflette sulla sua vita nei momenti successivi alla sua morte. Questi sono i cinque titoli. Ora la parola è agli studenti. La premiazione, come sempre, in autunno. Grazie.